Potremmo intitolare questa informativa, del Ministro oggi Dire tutto per non dire niente. E probabilmente è così perché le parole sono gratis, perché se avessero un prezzo forse le avrebbe usate con maggiore, utilità e circospezione. Allora provo io a dare una dignità alle parole, perché le parole sono importanti, Presidente, perché se no è tutto un bla 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 e poi non si arriva mai da nessuna parte. Allora io uso un po' di parole e cerco di comunicare un messaggio. E allora se io dico parole come mattanza, tutti sanno cos'è la mattanza, e pensiamo a 4.000 bambini che sono orfani, pensiamo che un quinto dei contagiati sono bambini su 14.000, che 5 milioni sono i bambini circondati dalla morte in Africa. Questa epidemia è una mattanza. E se poi alla parola mattanza abbiniamo la parola arroganza, l'arroganza dell'Occidente, l'arroganza dell'Occidente che va in Africa, lo saccheggia, però poi nei circoli televisivi buoni, nei vari club, fanno le raccolte per salvare i bambini. Magari quei bambini che si ammalano perché il virus Ebola si è diffuso, perché c'è stata la deforestazione, perché questa è l'unica causa ufficiale della diffusione di Ebola in Liberia, Presidente. Ce li ha, Presidente, perché quando parliamo dell'Istituto Spallanzani, io sono stata a fare visita all'Istituto Spallanzani, ho visto con i miei occhi le stanze di isolamento dell'Istituto Spallanzani. E quello che ho visto è stato agghiacciante. Io ci sono andata da parlamentare, ma ci sarei andata ancora prima se fossi stato ministro. Invece mi risulta che il ministro non ci sia mai stato. E parole come servilismo, quella quarantena dei militari americani a Vicenza, senza nessuna giustificazione, ma siamo allo zerbino degli americani? Cioè facciamo tornare i nostri medici dall'Africa e diciamo che non devono osservare la quarantena, però i militari americani sì, sulla base di quale presupposto non si sa. Le parole sono pietre, bisogna solo saperle usare bene. E parole come umiliazione, un'associazione come Emergency che per attivare la cooperazione in Sierra Leone deve utilizzare i soldi, i finanziamenti dell'Inghilterra e non i finanziamenti dell'Italia. E ci facciamo umiliare da Gino Strada in televisione dicendo che l'Italia non ha stanziato i soldi. Presidente Renzi, i soldi si annunciano, ma saremmo tutti miliardari se i soldi si potessero annunciare. Presidente Renzi, i soldi si stanziano, glielo spiego io, l'italiano. I soldi si stanziano. Allora, questi soldi che lei ha annunciato non li ha stanziati, glielo spiego anche io questo. Ne ha stanziati solo 7 e rassicuriamo l'operatore di Medicina Senza Frontiere che chiede com'è che non ci sia nessun parlamentare che ha fatto un'interrogazione. C'è un'interrogazione di un mio collega di difesa fatta, di esteri, Scagliusi, sui finanziamenti degli italiani. Allora, noi, il 5 Stelle, ha fatto tantissimi atti su questo tema e non li ha fatti con quel solito spirito di propaganda elettorale e fortemente razzista che usa la Lega per parlare di Ebola e parlare di immigrati, che è veramente umiliante per un paese civile come l'Italia. Ed è per questo che noi non abbiamo abbinato la nostra mozione, che è una mozione per proporre e aiutare il paese, alla mozione veramente scadente che ha fatto la Lega sul rischio sanitario. Ma lasciamo stare, perché parlare veramente del razzismo della Lega mi sembra perdere tempo. E voglio dire questo, che la nostra mozione è depositata e ci sono tantissimi suggerimenti utili, però, Presidente, mi faccia dire questo. Un'altra cosa, gli aeroporti sanitari, noi l'abbiamo già detto al Ministro, non esistono, non esistono, è una dizione, una dicitura che non esiste. Gli USMAF, tanto decantati, abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare per sapere bene come vengono utilizzati i soldi. E Ministro, mi scusi se può finisco, prestare attenzione, grazie. e finisco. L'Istituto Spallanzani ha una stanza ad alto isolamento, definita ad alto isolamento, che è stata ricavata da una stanza che era una stanza di terapia intensiva e non ha neanche il bagno, l'ho visto con i miei occhi. L'Istituto Spallanzani ha un laboratorio BSL4 che è in fase di manutenzione. L'Istituto Spallanzani ha un laboratorio BSL3 con le crepe di sopra che basta un soffio che crolla.
Questo è il grande istituto Spallanzani che viene pubblicizzato. Accanto all'istituto Spallanzani poi c'è un altro prodotto dell'ottima politica, e finisco, che è una struttura incredibile, una famosa struttura di bioterrorismo, mai aperta e neanche collaudata. Milioni e milioni di euro buttati quando ci chiudete tutti gli altri ospedali in Italia, ministro, mi perdoni. Se indichiamo lo Spallanzani e indichiamo l'istituto Sacco, io andrò a visitare anche il Sacco, dobbiamo essere veramente in grado di dire che quello che c'è scritto sulla carta è quello che è veramente, se no ritorniamo all'inizio del mio discorso, bla bla bla. Grazie. Ora chiede